Meno di un'ora è il tempo che impiega il Foggia per archiviare la pratica cireale e staccare il visto per i quarti di finale di Coppa Italia. Un 3-0 che non ammette repliche, la squadra di corda è più forte anche dell'emergenza. Il tecnico deve rinunciare agli squalificati Fumagalli, Anelli, Salvi e lo Schiavo. Davanti ai pochi intimi dello Zaccheria, il Foggia prova a mettere subito in chiaro la propria voglia di riscatto. Al decimo ci prova Cittadino dalla distanza, il portiere della Cireale Pitarresi blocca in due tempi. Il gol che sblocca la contesa giunge al 25esimo, sulla conclusione di Tortori Crispini tocca con una mano, l'arbitro accorda il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Capitan Gentile che, a differenza di domenica scorsa, questa volta non sbaglia e porta avanti il Foggia. La Cireale si vede prima della mezz'ora, percussione di Ndiaye e tiro cross respinto da Di Stasio. Sempre Di Stasio è bravo al 42esimo ad opporsi al tentativo di Rizzo su calcio di punizione. Nel primo dei tre minuti di recupero il Foggia raddoppia. L'azione nasce da un calcio d'angolo battuto da Cittadino. Gerbaudo appostato sul secondo palo di testa fa secco Pitarresi e realizza il 2-0. Il Foggia chiude definitivamente i giochi in avvio di ripresa. Al 52esimo è ancora Gerbaudo a fare centro. Il centrocampista si mette in proprio, salta un difensore e piazza il mancino che infila ancora l'estremo difensore dei siciliani. A quel punto gara chiusa e qualificazione ai quarti in cassaforte. La festa rossonera è parzialmente macchiata solo dall'ennesimo rosso, questa volta mostrato a Cittadino, espulso per un fallo di reazione. Il Foggia vola dunque ai quarti, dove si giocherà il passaggio alle semifinali contro il Fasano.